Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento con i webinar tecnici di Tecna Next. Sono Paola Giacomini, direttore di Ceramic World Review e Ceramic World Web, e ho il piacere anche oggi di passare con voi le prossime 2 orette. Bene, Tecna Next è una piattaforma che, come sapete, ci sta accompagnando ormai da 4 mesi e sta riuscendo perfettamente nel suo intento, ossia tenere aperto il dialogo tra i fornitori di tecnologie e materiali e i loro clienti sparsi in tutto il mondo nei 5 continenti. Lo fa anche attraverso questi appuntamenti, questi webinar tecnici che scandiscono un po' le tappe di avvicinamento a quello che sarà Tecna 2021 a Rimini a fine settembre. Prima di iniziare il nostro webinar di oggi, insieme ai nostri ospiti, passerei la parola ad Angela Bellavista, brand manager di Italian Exhibition Group, che è collegata con noi da Rimini. Buongiorno Angela, benvenuta. Buon pomeriggio a tutti i partecipanti, a tutti i relatori, del webinar di oggi. Io vi do il benvenuto a nome di Italian Exhibition Group, che insieme all'associazione ACIMAG organizza la manifestazione Tecna. Siamo giunti a questo nuovo appuntamento organizzato appunto in collaborazione con Ceramic World Web nell'ambito della nuova piattaforma digitale Tecna Next. Siamo molto felici che questi appuntamenti stiano riscuotendo un grande successo tra gli operatori del settore ceramico, sia in Italia che a livello internazionale. Siamo certi che questa esperienza che stiamo facendo con Tecna Next potrà offrire degli spunti molto interessanti anche per la manifestazione fisica che, come hai anticipato poco fa, si svolgerà dal 27 settembre al 1 ottobre di quest'anno. Vi diamo naturalmente appuntamento alla manifestazione a fine settembre e nel frattempo vi invitiamo a seguire tutti i nostri webinar che potranno aggiornarvi sulle soluzioni, sulle più diciamo, innovative soluzioni che propone il mercato. Quindi io auguro un buon webinar a tutti e un arrivederci a presto a tutti i partecipanti e a tutti i relatori. Grazie. Grazie Angela. È vero, sono tappe di avvicinamento importanti. Questi webinar stanno davvero riscuotendo un ottimo successo, forse anche oltre le stesse aspettative che avevamo noi all'inizio. Vediamo che i partecipanti sono numerosi sia in Italia che soprattutto dall'estero, segno che c'è fame di tenersi di informazioni e di aggiornamenti anche tecnici, soprattutto se si è distanti e come sappiamo è più difficile vedersi di persona. Bene, io vi porto comunque anche i saluti di ACIMAC, a nome di ACIMAC, il vice direttore Giampaolo Crasta non è potuto essere con noi oggi per motivi di lavoro improvvisi, sarà con noi domattina per la sessione in inglese ovviamente, quindi io comincerei subito dando il via a questo nostro webinar che oggi comincia ad affrontare un tema davvero di grandissima attualità. Se nei primi due webinar che abbiamo svolto tra gennaio e febbraio abbiamo affrontato il tema delle nuove tecnologie per la finitura di superfici ceramiche e per la produzione di superfici antibatteriche, con oggi si apre un capitolo diverso, un capitolo completamente dedicato alle tecnologie digitali, alle tecnologie, alle soluzioni che trasformano e trasformeranno sempre di più le nostre fabbriche ceramiche in vere e proprie smart factory. Quindi parliamo con oggi di digitalizzazione dei processi produttivi, vedremo quali sono le evoluzioni che nell'ultimo anno si sono succedute, ma non ci fermeremo all'appuntamento di oggi, poiché il prossimo webinar, quello del 17 e il 18 marzo, se segnatevi la data se potete. Sarà interamente dedicato alle soluzioni per la stampa digitale, alle nuovissime soluzioni per la stampa digitale, quindi decorazione, spaltatura digitale, e lo faremo insieme a 7 aziende leader, sia dei colorifici che del mondo degli impianti. E concluderemo questo ciclo dedicato alla Digital Factory il 7 e l'8 aprile con un appuntamento interamente dedicato all'intralogistica 4.0. Bene.
Tutte le tecnologie di cui sentiremo parlare tra oggi e nei prossimi appuntamenti, è chiaro che ci mostreranno le ultimissime soluzioni tecnologiche che le aziende hanno implementato negli ultimi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, l'ultimo anno in cui è evidente quello che è successo, c'è stata un'accelerazione completa di tutto quello che era lo sviluppo delle tecnologie per la digitalizzazione dei processi produttivi. I benefici li conosciamo tutti, i benefici se n'era già parlato ampiamente in un bellissimo convegno, l'ultimo ahimè in presenza, che avevamo organizzato a Modena il 12 di novembre del 2019, quindi 4 mesi prima dello scoppio della pandemia. Si era affrontato un bellissimo convegno intitolato The Digital Future of Ceramics. I benefici della digitalizzazione dei processi produttivi erano evidenti, emersi con grandissima evidenza già allora, ne parlavano non solo i costruttori di impianti che ascolteremo nuovamente oggi, ma gli stessi produttori di ceramica che avevano magari già iniziato i primi esperimenti e le prime implementazioni di questo percorso di digitalizzazione dei processi. Vantaggi in termini di efficienza, è evidente, velocità, rapidità, risparmi. Quello che si è aggiunto nell'ultimo anno è che le nuove soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei nostri processi produttivi hanno anche consentito di fatto il proseguimento delle attività produttive in una fase emergenziale in cui le distanze li avrebbero automaticamente impediti. Quindi tutto questo è stato possibile grazie all'implementazione di queste nuove soluzioni. Cambieranno sicuramente, sono soluzioni tecnologiche e percorsi che devono necessariamente cambiare non solo da un punto di vista tecnologico gli approcci delle aziende, ma devono apportare anche dei cambi culturali all'interno delle aziende stesse. Ma i vantaggi sono evidenti, li toccheremo con mano oggi insieme alle aziende che le ringrazio tutte fin d'ora hanno accettato di partecipare a questo webinar, che sono le aziende più coinvolte, le aziende veramente di rilievo, di primo piano in questo comparto, e ascolteremo da loro che cosa hanno sviluppato negli ultimi 12 mesi e che tipo di smart factory ci propongono per i prossimi. Bene, io mi fermerei qui per non togliere troppo tempo ai relatori che si susseguiranno. Do solo un'informazione ai partecipanti che ci seguono da casa o dall'ufficio. Possono rivolgere delle domande per iscritto ai relatori man mano che li ascolteranno, utilizzando la funzione delle domande e risposte che è su Zoom. I relatori risponderanno molto probabilmente via email privatamente da domani, nel senso che noi riforniremo tutto l'elenco di tutte le domande ricevute, a meno che non abbiano il tempo di farlo durante questa stessa diretta. Bene. Io mi fermo qui e vedo già collegato con noi il nostro primo relatore di oggi, che saluto. Buongiorno, ciao, Stefano. Buongiorno Stefano Puccini, Electric and Software Manager di LB che già dal 2018 ha iniziato a sviluppare delle soluzioni tecnologiche con un obiettivo: rendere più semplici e funzionali ed efficienti l'interazione tra l'uomo e la macchina. E sostanzialmente Stefano ci spiegherà qual era il loro obiettivo in una situazione in cui c'è un enorme flusso di dati che arrivano su una linea produttiva, come navigare in questo enorme flusso di dati e come rendere la fruizione della singola informazione decisamente più semplice da parte dell'operatore. Bene, io lascio la parola a Stefano Puccini, grazie di essere con noi oggi, prego. Grazie. Ok, buongiorno a tutti. Vi presento l'efficientamento dell'interazione con macchine e impianti nelle soluzioni Plus e Star promosso da LB. La corrente tecnologica degli ultimi anni ha portato, diciamo, l'automazione caratterizzante il nostro mercato ad evolversi verso la parte IT,
Quindi le attuali soluzioni software e hardware permettono la gestione di enormi flussi di dati, però diciamo che questi dati sono stati in passato non proprio validati, quindi avevo enormi mole di dati, ma non venivano strutturati. Nell'ultimo periodo, con l'integrazione con i sistemi MES, questi dati invece sono diventati più veritieri, quindi sono dati strutturati e dati più, possiamo dire, educati nell'esposizione di questa informazione. In questo scenario, diciamo, di sistemi interconnessi e di software che gestiscono appunto quantità di dati che sono necessari da esporre a diverse tipologie di operatori, quindi dal manutentore al tecnico di stabilimento, all'energy manager, risulta complicato, diciamo, la sfida è quella di dare un'informazione corretta in base all'utente che necessita di questo tipo di informazione. Per rispondere a questo scenario, LB in modo proattivo ha fatto evolvere la propria piattaforma di software Plus, corredandola con delle nuove funzionalità e affiancandola con una soluzione per sistemi mobili Star, per performare ulteriormente questa interazione tra l'uomo e la macchina, appunto puntando a un miglioramento nell'efficienza e nella disponibilità delle macchine stesse e degli impianti stessi. Diciamo, l'efficienza di interazione con la macchina e con l'impianto in termini di tempi di reperibilità del dato, di qualità del dato, qualità dell'informazione, riduzione dei tempi di intervento dovuti appunto a attività manutentive e l'aumento delle conoscenze nell'utilizzo di quella tecnologia si traduce tutto in un aumento dell'efficienza della macchina stessa e della sua disponibilità, che è l'obiettivo che LB vuole trasmettere e portare avanti nelle proprie tecnologie. Plus viene definita una piattaforma proprio perché è una soluzione modulare e trasversale a tutte le tecnologie di LB, quindi è installata in tutti i sistemi, in tutte le macchine, in tutti gli impianti. Oltre a, diciamo, fornire e gestire l'automazione del processo, il focus di Plus è quello relativo alla fornitura e alla fruizione di un dato strutturato in tempo reale e formattato in modo idoneo per l'interlocutore, che ne chiede in quel momento la consultazione, in modo tale che sia un dato mirato e utile che sia appunto efficiente e disponibile. Tutto questo appunto per andare a aumentare l'efficienza e la disponibilità. L'architettura si compone di un sistema decentrato che ha una raccolta dati, diciamo, distribuita, con la possibilità di andare a condividere tutte queste informazioni sia su cloud che su sistemi mobili, appunto come Star, che presenteremo successivamente. La qualità del dato e la sua aggregazione, appunto, permette di andare a individuare e risolvere quelle che sono le principali problematiche che riducono la disponibilità e l'efficienza degli impianti. Gli elementi chiave che caratterizzano il software Plus per le diverse tecnologie di LB sono appunto le informazioni efficaci formattate per l'interlocutore, quindi il sistema riconosce l'operatore, riconosce chi sta andando a consultare le informazioni e modifica in modo dinamico sia l'interfaccia che anche la struttura e l'aggregazione dei dati. Questo appunto per dare un'informazione che sia utile per l'utente che ne richiede la consultazione. Il dato viene strutturato e aggregato in modo efficiente per il processo produttivo, quindi con l'esperienza di LB che ha maturato nel processo e negli impianti insieme anche ai propri clienti, è in grado di sapere qual è l'aggregazione e qual è la fruizione migliore del dato per il cliente finale. E in ultimo, la rapidità di accesso all'informazione e la semplificazione dell'esperienza di utilizzo. Appunto, grazie allo studio l'implementazione di interfacce dinamiche e ottimizzate per migliorare la navigazione e per la possibilità di accedere a contenuti tramite sistemi mobili come appunto Star, quindi su smartphone e su tablet. Il concetto che abbiamo presentato adesso di Plus trova una sua ulteriore performance in termini di fornire un dato corretto, puntuale e in tempo reale per migliorare appunto l'interazione diretta tra l'operatore e la macchina con il software Star, che è un software per sistemi mobile, quindi per smartphone e per tablet, che si integra completamente nella soluzione della piattaforma Plus.
Il sistema dove nasce? Nasce per andare a risolvere quelle che riteniamo siano le principali cause di riduzione dell'efficienza e della disponibilità dei sistemi, che appunto abbiamo raccontato in questi sei macro argomenti, cioè la scarsa formazione del personale dovuta al fatto che l'automazione, la sua complessità, cresce continuamente e spesso è complicato mantenere una formazione tecnica negli operatori che ne segua l'evoluzione. Poi anche il turnover è un problema legato alla formazione del personale. Un altro punto è la difficoltà nell'interpretare le cause di allarme, in quanto serve comunque una conoscenza specifica di quel tipo di macchina, di quel tipo di impianto, per individuare la causa e sapere nel modo preciso come risolverla. L'ottimizzazione e la fruibilità del flusso informativo. Sempre più spesso accade che quando ho bisogno di un dato, quando ho bisogno di un'informazione, di un documento, io non riesco a trovarlo, non l'abbia portata di mano, a volte anche questo documento non è sempre aggiornato. Le competenze che non sono distribuite, perché ho tecnici, operatori che hanno un'esperienza maggiore, quindi più competenza, ed è complesso allineare tutto la competenza su tutto il parco tecnici. E le procedure di manutenzione che non sono condivise, nel senso che ho operatori più o meno bravi che fanno manutenzioni più o meno di qualità, perché non c'è una linea guida comune, spesso, e la difficoltà nella consultazione dei parametri di macchina, cioè è difficile navigare sulle interfacce che hanno molti parametri per andare a cercare quelli che realmente servono in quel momento. Per diciamo avviare a tutto questo è nata l'applicazione STAR, appunto, che consente l'ottimizzazione, la gestione degli impianti, sfruttando i vantaggi dell'interazione con la tecnologia 3D e con la realtà aumentata. Il sistema permette di fruire in modo chiaro e immediato di tutti i dati tecnici e di funzionamento della macchina o del componente oggetto di analisi. Trasmette delle informazioni puntuali e in tempo reale relativamente ai dati della parte cui voglio analizzare, quindi mi va a creare un vero e proprio link, un vero e proprio collegamento, un filtro per ricevere le sole informazioni utili della parte su cui sto lavorando, che è l'oggetto, diciamo, del mio interesse, facendo sì di andare a eliminare tutte quelle informazioni spurie che non mi servono in quel momento. E con il suo utilizzo indirettamente va a crescere tutto il know-how degli operatori, perché utilizzando delle procedure condivise, dei tutorial, delle informazioni che sono di qualità, il mio personale indirettamente viene formato. Quindi il concetto è che spostiamo l'attenzione dal gruppo complesso della macchina a una sua sottoparte. Quindi, ad esempio, in caso di una condizione di allarme, io vedo sul mio sistema, sulla mia applicazione, dov'è il punto che è in allarme, quindi io posso andare a concentrarmi su quella parte di macchina, quindi semplifico il problema dal macro al micro e il sistema mi permette, tramite lo Starbox, di accedere alle informazioni statiche legate a tutto quello che può essere le informazioni documentali, know-how, tutorial video, oppure informazioni dinamiche, quindi andando a raccogliere i dati dall'automazione legata appunto ai parametri dinamici di processo piuttosto che la diagnostica degli allarmi. Il prodotto STAR si compone di sette moduli, diciamo, principali che possono essere configurati e che ne garantiscono appunto i vantaggi che abbiamo visto precedentemente. E informazioni, quindi permette di consultare in maniera chiara e immediata tutte le informazioni della macchina o del singolo componente. Chiara perché? Perché lavora con delle immagini tridimensionali in cui io posso navigare, oppure con l'ausilio della realtà aumentata, che mi permette di fruire i contenuti direttamente sovrapposti alla realtà. La documentazione tecnica e i video tutorial, quindi io all'interno del mio Starbucks posso accedere con lo smartphone a tutti i contenuti tecnici relativi a quella parte di mio interesse, quindi il sistema mi dà solo le informazioni che servono per quel tipo di parte su cui sono concentrato. I dati in tempo reale, quindi permette di consultare i parametri di funzionamento in tempo reale. Con parametri di funzionamento intendiamo quei parametri filtrati che il costruttore ritiene che sia più utile che il tecnico su quella parte vada a consultare. La diagnostica 3D e la localizzazione degli allarmi è quello che si è visto nel video precedente, cioè il sistema permette di mostrarmi e di localizzarmi qual è la parte di macchina o di impianto che è andata in allarme direttamente sul tridimensionale. Questo è molto più facile, più comprensibile e permette all'operatore di sapere isolare qual è la zona oggetto del problema.
le guide di manutenzione, le checklist, quindi permette all'operatore di eseguire le procedure di manutenzione tramite una procedura guidata step con delle checklist che impediscono la possibilità di dimenticarsi, di svolgere alcune fasi o di svolgere in maniera non corretta. La selezione di cambi da tridimensionale, anche questa funzione permette agli operatori di selezionare i ricambi direttamente dalla tridimensionale mentre sono di fianco alla macchina, in modo tale da andare a ridurre tutti quelli che possono essere degli errori o dei ritardi nelle scelte della componentistica di ricambio, quindi per risolvere soluzioni problematiche. L'ultimo modulo è quello della schedulazione degli interventi e la gestione della reportistica, quindi il sistema permette di creare uno scheduling degli interventi di manutenzione da fare. Lo smartphone, l'applicazione ripropone, assiste il tecnico nell'esecuzione della manutenzione e alla fine permette di registrare il bollettino di manutenzione in modo tale che l'attività rimanga salvata e possa essere consultabile in futuro. Quindi i vantaggi che offre questo sistema appunto sono legati all'aumento dell'efficienza produttiva perché passa attraverso un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e accedendo appunto ai dati di macchina, ai tutorial video di varie procedure, ai dati di processo in tempo reale e alle manutenzioni guidate. Quindi si ottiene una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di produzione grazie a una manutenzione diciamo organizzata e più efficiente con una conseguente riduzione delle interruzioni dei processi. Anche grazie all'accesso alle guide di manutenzione 3D e alla selezione dei ricambi da 3D vado a ridurre e aumentare la qualità nello svolgersi di queste tipologie di attività di manutenzione. Il grande vantaggio di questo sistema appunto è la facilità di utilizzo perché tutti questi dati, tutte queste informazioni possono essere fruiti mediante smartphone, mediante tablet, quindi è un device portable che tutti possono avere e soprattutto l'informazione è ottimizzata ed è filtrata per la sola parte oggetto della mia attività. E con l'ausilio delle immagini tridimensionali o della realtà aumentata permette di rendere il dato chiaro e facile da interpretare. Per concludere, LB vuole diciamo perseguire appunto questa strada della facilitazione della fruizione dell'informazione investendo in architetture molto complesse che però rendano l'esperienza degli operatori e fruitori delle proprie tecnologie semplice e immediata, perché l'obiettivo è quello di permettere all'operatore di essere autosufficiente nell'utilizzo delle tecnologie di LB, con interfacce utenti dinamiche che si adattano appunto all'esperienza di utilizzo e tecnologie di realtà aumentata e soluzioni mobile 3D sono, secondo noi, la chiave per l'efficientamento dell'interazione con macchine e impianti, che si traduce alla fine in un miglioramento dell'efficienza e disponibilità stessa della macchina e dell'impianto, che è l'obiettivo finale che LB ci vuole dare. Con questo concluso, vi ringrazio e ripasso la parola a Paola. Grazie mille Stefano, grazie a te per la presentazione molto chiara, sintetica e immediata. Come vedrete, durante questo pomeriggio c'è un termine che ricorrerà frequentissimamente ed è efficienza, è vero. E lo sentiremo praticamente in tutte le relazioni, perché questo è il principale obiettivo e vantaggio che queste soluzioni tecnologiche ci consentono di ottenere. Bene, con i prossimi due relatori noi entriamo direttamente in una vera e propria smart factory moderna. Do il benvenuto a Christian Mattioli, Engineering Manager di System Ceramics, e al collega Paolo Bertocchi, il Technical Training Supervisor di System Ceramics, che dovrebbero essere collegati con noi dalla sede di Fiorano. Buongiorno. Buongiorno Christian, benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Come dicevo prima, voi ci porterete davvero all'interno di una smart factory, un impianto produttivo dove grazie alla piattaforma software Prime tutte le linee sono connesse e integrate, consentendo e organizzando un flusso di informazioni di tutte le linee, appunto di tutte le macchine, e consentendo, come ci spiegherà probabilmente dopo Paolo, anche un'assistenza
da remoto estremamente semplificata, è così? Sì. Benissimo, allora io ti lascio il palco. Grazie Paola, buon pomeriggio e grazie per l'opportunità di essere qui oggi insieme a voi. Io vi racconterò del prodotto Prime, del prodotto digitale di System Ceramics e del perché in questo momento è così importante. Partirei dal nostro cartone animato preferito. C'era una volta una coppia con un desiderio per Chiara. Vediamolo. Non si desidera ciò che è facile ottenere. Il desiderio dei genitori di Chiara di avere qualcosa di unico che attraversa tutto il piano produttivo. La chiave dello sviluppo sono i desideri. Chiara ci chiama verso un nuovo approccio del mondo produttivo, basato sulla conoscenza e sui dati. Serve un cambio di modello, un cambio di mentalità. Passare da un make to stock ad un make to order è la prima condizione da soddisfare per avvicinarsi ai desideri del consumatore finale. È semplice. Più riusciamo a personalizzare il nostro prodotto e più riusciremo ad aumentare le quote di mercato dell'industria ceramica. Cosa ci serve per poter realizzare questo desiderio dei genitori di Chiara? Cosa ci serve per cambiare? Abbiamo bisogno di una profonda comprensione del processo ceramico. Abbiamo bisogno di poter misurare e rendere ripetibili le nostre decisioni. In System Ceramics noi desideriamo, e desideriamo attraverso un software che possa aiutarci a cambiare. E quelli che vedremo oggi ne sono gli elementi fondanti. Vedremo Prime dal nostro amico in Mariner, a Roteglia. La prima ceramica al mondo che integra tutti i processi produttivi in un'unica soluzione software. Dalle materie prime al prodotto finito. Vediamo il video della digitalizzazione del processo produttivo.
per guardare processi consolidati che hanno reso la nostra industria grande nel mondo. Abbiamo bisogno di un software che ci possa aiutare a renderli più comprensibili e trasparenti attraverso i dati. Ora vedremo il video del gemello digitale in real time nell'impianto di Mariner. Pensiamo che attraverso interfacce reali e sempre più immersive possiamo ridurre la distanza fra l'uomo e la macchina. Ed è grazie a questa distanza ridotta che diventa sempre più semplice insegnare alle macchine come comportarsi, come comprendere l'ambiente che le circonda. Ora vedremo il video della tracciabilità completa. Ogni piastrella ha un nome. Vediamolo. Le piastrelle hanno una cosa in comune, sono tutte differenti. L'ingegner Stefani lo ha sempre detto, riconosci le differenze e governerai i processi. Abbiamo bisogno di classificare le differenze, di poterle analizzare profondamente per poter dare un significato alla qualità. Vediamo un breve video di come Prime rappresenta la qualità. Un'immagine vale più di mille parole. È vero. Scalare la comprensione della qualità e renderla fruibile in modo semplice è la chiave per ottenere l'obiettivo zero difetti. Altro aspetto fondamentale è l'uso dell'energia. Vediamo in un video il contesto energetico all'interno di Prime. Comprendere come usiamo le risorse è fondamentale per poter prendere decisioni di business sempre più accurate, basate sui fatti e sul costo reale della produzione.
Quello che avete visto è la nostra proposta di Smart Factory, dove un ambiente complesso come l'industria ceramica viene quotidianamente reso più comprensibile attraverso i dati. È questo capitale di conoscenza che ritorna nel software, è questo valore che crea un circolo virtuoso. Il software impara quello che l'uomo gli sta insegnando e diventa di conseguenza migliore ogni giorno che passa. Ed è su questa consapevolezza, ed è su questa roccia che noi dobbiamo costruire le nostre ceramiche, presenti e future. Grazie. Vi lascio con Paolo, che vi parlerà della nostra assistenza remota, ma prima l'ultimo video di Prime. Promesso. Buon pomeriggio a tutti. In questo secondo intermento vedremo come queste soluzioni di assistenza remota stiano impattando fortemente su tutte le attività legate al post vendita. Sentiamo da tanto tempo parlare di digital transformation, ma abbiamo capito realmente che cosa significa? Questo è sostanzialmente un processo in costante innovazione e coinvolge vari aspetti a livello organizzativo per tutte le attività, per tutte le nostre abitudini che ci coinvolgono nel quotidiano, e comporta anche l'introduzione di nuove e sempre più sofisticate tecnologie. Vediamo adesso come questa trasformazione digitale va a interagire con tutte le azioni che eseguiamo a livello di assistenza tecnica. Abbiamo visto una notevole trasformazione in questo ultimo periodo delle nostre abitudini. Purtroppo l'attuale situazione ha notevolmente influenzato la nostra libertà nei movimenti. E quindi questo ha comportato il doversi adeguare a ciò che erano diventate purtroppo delle situazioni estremamente restrittive. Quindi tutte le operazioni a livello di presenza sul cliente per installazioni, attività di troubleshooting, problem solving, dovevano dare continuità nell'operazione e quindi non causare problematiche o, diciamo, difficoltà al cliente. Quindi in questo l'attività da remoto ha sicuramente dato un forte aiuto, grazie soprattutto all'utilizzo di dedicate piattaforme software che, insieme a esperienze di realtà aumentata, hanno potuto garantire l'operatività sul cliente. Noi abbiamo utilizzato, provato varie tecnologie come Smart Glass, PC di back-end, con personale altamente specializzato che
potesse continuare a dare supporto al nostro personale dislocato sul territorio. La realtà aumentata è sostanzialmente di diverse tipologie, quindi ha trovato ambiti applicativi di vario genere. Sicuramente l'Extended Cooperation, quella piattaforma che consente l'interazione tra persone presenti sul territorio nazionale, ma non solo, abbiamo trovato esempi pratici di collaborazione tra colleghi anche di diverse nazioni che potevano fornire costantemente il loro contributo, il loro supporto a dei colleghi nei momenti di bisogno. Oppure attività legate al knowledge management. Significa poter raccogliere e gestire le informazioni che i nostri tecnici possono contribuire a dare. Quindi il loro bagaglio culturale poteva essere messo a disposizione per i colleghi e quindi essere, diciamo così, consultabile in ogni momento da chiunque potesse averne bisogno. Tutto questo significa poter sviluppare, creare e redare delle procedure, dei documenti per poter eseguire in modo preciso, puntuale, ma soprattutto certificato, tutta una serie di azioni per evitare che qualcuno potesse compiere attività non consone secondo le, diciamo, direttive dell'azienda. Diciamo che adesso, per dare maggior concretezza a tutti questi concetti, possiamo vedere un video per meglio capire i contesti d'uso pratico di queste tecnologie. In questo specifico caso possiamo vedere un cliente che, in presenza di una certa situazione di anomalia di un'apparecchiatura, può contattare direttamente il personale specialistico di system attraverso un PC di back-end, appunto, il quale inizia a interagire in modo diretto con la persona sul posto e aiutarla a comprendere la situazione e ricercare esattamente la causa del problema. Una volta eseguita questa pre-diagnosi, la persona può essere guidata in modo puntuale, preciso, sul componente che può causare una certa defezione e dargli tutte le informazioni, le istruzioni per poter risolvere la criticità. Ovviamente tutto questo viene supervisionato dal tecnico esperto e quindi da questa sicurezza, questa notevole situazione e sensazione di comfort da parte del cliente, quindi dell'utilizzatore finale, che si sente sempre opportunamente supportato durante queste fasi di ricerca di guasti. Le diagnosi sono quindi tutte mirate allo sfruttare l'esperienza del tecnico esperto a favore di chi alla fine ha necessità che tutto ritorni a funzionare regolarmente in tempi estremamente veloci e contenuti. Abbiamo inoltre questo altro video che adesso vorrei proporvi come testimonianza di un ulteriore utilizzo di queste tecnologie a supporto di attività di installazione. Questo è capitato recentemente, appunto durante la pandemia, con dei colleghi in Cina che sono riusciti appunto a portare a compimento l'installazione e l'avviamento di impianti anche abbastanza complessi, grazie appunto al supporto costante giornaliero di risorse locate qui nella sede di System, a completa disposizione di chi era al servizio del cliente e sul cliente per ultimare nella maniera corretta tutte quante le fasi legate appunto alla messa in produzione di un impianto. Diciamo che questa serie di testimonianze offre la possibilità di capire in modo diretto e tangibile quanto questa tecnologia di assistenza remota possa dare aiuti e benefici su
l'ampia gamma, perché non solo abbiamo la parte relativa all'installazione, nel essere vicino al cliente, avere un intervento pronto per i suoi bisogni, portando quindi alla sua naturale soddisfazione e fidelità verso il fornitore, riducendo estremamente i costi degli interventi, ma anche a livello formativo. La parte di training anch'essa ha beneficiato moltissimo dell'introduzione di queste nuove tecnologie. Intanto l'erogazione delle richieste è sempre stata molto veloce, puntuale, riducendo gli investimenti, perché le persone, non viaggiando più, potendo attingere a questi bagagli formativi in modo remoto, riusciva lo stesso ad avere il materiale necessario, ma comunque sia a garantire la parte di apprendimento senza lo spostamento intrinseco. E soprattutto riuscivamo a organizzare in modo più efficiente tutto il calendario delle attività, avendo un'ulteriore possibilità di interagire e di coinvolgere meglio gli utilizzatori di queste piattaforme per un diretto contatto con il relatore, con il trainer, che lì in questo modo riusciva a far sentire più vicini ai concetti che dovevano essere esposti e trasmessi. Bene, io per oggi direi di aver concluso l'intervento. Ringrazio tutta l'organizzazione a nome di System Ceramics per questa opportunità di partecipare al webinar e passo la parola a Chiara. A Paola, scusate. Grazie mille Paolo, grazie anche a Cristian Mattioli che, come abbiamo sentito, ha aggiunto al termine efficienza di cui parlavamo prima altri due concetti, ossia quello della sostenibilità. La digitalizzazione ci consente anche questo, sostenibilità, quindi riduzione dei consumi energetici e soprattutto un approccio verso il mercato che è completamente diverso, quindi si arriva a un concetto di make to order invece che make to stock, e sappiamo quanto questo il mercato oggi lo apprezzi, lo richiede più che altro. Benissimo, passerei ora al nostro prossimo relatore, che è Marco Sichi, vedo già collegato, responsabile area manager Italia e USA di BMR, che ci porta sì su una linea digitalizzata per la finitura delle superfici ceramiche, ma non ci parlerà soltanto dei vantaggi che questo apporta in produzione, ma ci parlerà anche di quali vantaggi si possono ottenere in fase di progettazione della soluzione ingegneristica, quindi prima ancora di installare la linea di finitura in ceramica, attraverso appunto quello che sono le simulazioni e l'analisi, quindi vantaggi che per il produttore di piastrelle cominciano addirittura prima. Buongiorno Marco e benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Per te è già la seconda volta che partecipi ai nostri webinar, quindi il nostro pubblico ormai ti conosce. Io ti lascerei direttamente la parola. Grazie Paola e buongiorno a tutti. È sempre un piacere essere qui con voi, poter condividere in queste breve chiacchierate alcuni nostri concetti di esperienze che in questo periodo abbiamo sviluppato al nostro interno. L'obiettivo di oggi è condividere in questo webinar il nostro percorso, quello che è il nostro punto di vista di digitalizzazione all'interno del nostro fine linea e della nostra proposta aziendale. Abbiamo preparato un'agenda che ci vede toccare diversi punti. Partiremo da quello che è il nostro passaggio dal sistema tradizionale di squadratura al sistema digitale. Andremo a chiarire quello che è il nostro concetto di linea digitale e di digital factory per BMR. Andremo poi a analizzare quello che è la nostra proposta di supervisione di fabbrica, l'approccio invece di lavorazione in remoto, da quello che riguarda la parte di assistenza, e poi, come mi hai preceduto Paolo, andremo a analizzare quello che è la simulazione digitale, perciò utilizzare, diciamo, tutto quello che è la tecnologia digitale anche prima della creazione di un processo. Per fare questo partiamo un po' dalle origini. È importante, diciamo, ricordarci che
tutto sommato il fine linea è un processo ancora nuovo, ancora in fase di totale sviluppo, perché fino a poco tempo fa questa lavorazione era totalmente all'esterno del processo ceramico, perciò all'uscita del nostro forno avevamo un prodotto finito e queste lavorazioni, perciò di finitura, taglio, squadratura, erano eseguite quasi totalmente presso aziende esterne, aziende terze che ovviamente lavoravano il prodotto. Per fare questo adesso ovviamente ci interessa condividere con voi quello che è l'oggi, cioè, nel senso di vedere come siamo arrivati alla nostra evoluzione digitale. Sicuramente abbiamo avuto l'avvento di nuove tecnologie, fra cui anche ad esempio la decorazione digitale, che ha dato un valore aggiunto alla finitura molto importante, e altrettanto anche il nostro contributo per quello che riguarda la finitura. Oggi è un elemento molto importante di integrazione nel layer di finitura finale per dare valore estetico alla superficie. E questo ha portato sì che per iniziare a personalizzare il proprio vestito e perciò il proprio semilavorato, il cliente si è portato all'interno questo tipo di lavorazione. Entrando all'interno del processo ceramico, come tutte le cose, quando si entra in casa vostra, ovviamente gli spunti sono stati molteplici e questo ci hanno portato sicuramente a grosse evoluzioni. E sicuramente nel giro di pochi anni siamo passati da una lavorazione come quella del taglio e squadratura, che era completamente a umido, a trasformare questo processo interamente a secco. E sicuramente, come vedremo poi nel video fra pochi secondi, sicuramente ad avere una trasformazione della lavorazione da un sistema che noi definiamo analogico, dove era necessaria la presenza continua dell'operatore, a un sistema completamente digitale con l'inserimento di alcuni sensori. Con l'utilizzo di un video andiamo a vedere quello che è ovviamente il concetto di differenza fra analogico e digitale. Bene, adesso sostanzialmente riprendiamo da quello che è ovviamente il concetto di linea digitale. Linea digitale per noi è a tutti gli effetti un processo che vede remotare tutto quello che è la fase di lavorazione all'esterno dell'ambiente di lavoro, dove ovviamente abbiamo avuto un cambio del nostro operatore, dove tra virgolette l'operatore oggi è un tecnologo di processo che attraverso il nostro sistema è in grado di poter ovviamente analizzare i dati che il sistema ovviamente dà a lui. Come vedete in questa slide, vi abbiamo portato un esempio, vedete all'esterno nella foto in alto il pulpito, dove all'esterno il sistema evidenzia tutti i dati di lavorazione. In questa home page noi possiamo tenere sotto controllo quelli che sono i dati di un modulo, ad esempio in questo caso le condizioni di lavoro dei nostri singoli utensili, e nella picture a fianco invece possiamo controllare in real time quello che è l'attività invece del nostro stato avanzamento, perciò dell'usura, della qualità della nostra fiamma, perciò un sistema di visione a tutti gli effetti che permette all'operatore di dialogare rispetto ad altri sistemi sul commercio. A tutti gli effetti noi abbiamo preferito utilizzare un sistema di visione perché ovviamente rende più partecipe l'interpretazione dei dati, in modo ovviamente di poterne costruire e performare le efficienze anche grazie all'utilizzo degli ausiliari, che in questo caso sono degli utensili, una parte molto determinante anche della lavorazione. Bene, arriviamo all'oggi. All'oggi sicuramente siamo di fronte a una situazione
molto importante, un mercato che è cambiato, le esigenze di produzione oggi sono sempre più concentrate su riduzione di lotti, ovviamente riduzioni ovviamente del lotto che si porta dietro una personalizzazione anche dello stesso prodotto, perciò variazioni all'interno del sistema. E concetti nuovi anche di produzione, perciò sentiamo parlare non più di un make to stock, ma di un make to order. Perciò siamo di fronte, come dicevamo, a un sistema che sempre più diversificato a seconda dei mercati di destinazione del nostro prodotto finito. Ecco perché BMR ovviamente insieme con il nostro staff, perciò insieme ai miei colleghi dell'attività commerciale e ai miei colleghi dell'attività tecnica, è in grado di poter ovviamente confezionare a seconda dei suoi fabbisogni la linea più adatta ovviamente alle sue esigenze. Per fare questo entriamo nel concetto della Digital Factory. Perciò per noi, in questo, grazie anche a questa esperienza molto importante che abbiamo costruito attraverso l'industria 4.0, siamo riusciti a crescere ogni giorno, ogni anno, e sicuramente ad oggi abbiamo riassunto con questi tre punti. La nostra Digital Factory deve essere una fabbrica che è interconnessa fra tutte le macchine e i diversi reparti, perciò non deve esistere più un qualcosa che si interrompe. Io porto sempre l'esempio che fino a, come dicevamo prima, cioè il forno una volta era la nostra barriera, il nostro confine, avevamo un semilavorato e poi esisteva il fine linea. Oggi noi vediamo che effettivamente sempre di più questa divisione è sparita ed è sempre più importante capire che per ottenere una massima efficienza è importante il dialogo, e perciò tutto ciò che nasce prima, perciò anche le materie prime, sono un elemento determinante per una buona riuscita del nostro processo. Non si eseguono i miracoli nella fase del fine linea. Altrettanto è importante l'analisi dei dati, perciò questi sistemi devono aiutare l'operatore a avere dei dati, pochi dati ma utili per interpretare quello che possono essere gli andamenti di processo. E come dicevamo, un simulatore di processo, perciò dobbiamo essere anche in grado di poter anticipare attraverso una simulazione quella che può essere la ricaduta di un lotto all'interno del nostro processo, prima ovviamente di poterlo mettere in esecuzione. Su cosa si basa? Quali sono i pilastri del nostro Digital Factory? Sostanzialmente per noi sono cinque. Deve essere sostanzialmente un concetto di una fabbrica dinamica, totalmente digitale, che al suo interno però ovviamente è sostenibile, perciò sempre con un'attenzione molto importante a quello che è il concetto di economia circolare, perciò a quello che è l'ambiente. Ovviamente, come ha detto Paola, efficienza ormai deve essere il nostro punto di riferimento, e interconnessa. Questo per far fronte a queste nuove esigenze, un mercato sempre più competitivo, che ci vede sostanzialmente protagonisti, però che altrettanto per voi è sempre più complesso, perciò sempre un aumento delle richieste di personalizzazione di questi prodotti, lotti piccoli, riduzione del ciclo di vita dei prodotti, crescente complessità dei prodotti e un'economia crescente o in recessione. Controllo del processo con gestione e simulazione dei dati produttivi. Per fare questo anche noi abbiamo interpretato quello che riguarda la supervisione di fabbrica attraverso dei sistemi, diciamo. Sostanzialmente noi non preferiamo una linea fissa, ma noi solitamente lavoriamo in teams, con quello che riguarda ovviamente il cliente, con le altre aziende ovviamente già esistenti all'interno del processo di gestione dei dati. È chiaro che abbiamo costruito la nostra anche soluzione, che ci permette di avere un nostro pacchetto di supervisione che è Service Quality, dove all'interno del nostro sistema siamo in grado, come vedete in questa home page, di poter visualizzare lo stato avanzamento di ogni singola isola di lavoro, di avere sotto controllo quello che è lo stato in e in out, perciò i pezzi prodotti in ingresso, i pezzi in uscita, e di controllare ovviamente quello che riguarda le attività di performance della nostra linea. Come detto precedentemente, però ovviamente BMR può essere anche una parte, chiamiamola passiva, nel senso che nella sua attività, ovviamente nella precedente eravamo attivi, perciò avevamo un nostro simulatore di visualizzazione, in questa parte diventiamo passivi in quanto mettiamo a disposizione quello che sono i nostri dati all'interno di un PLC, dove concentriamo tutto quello che riguarda l'attività dei dati della linea, che vengono poi prelevati da un sistema che può essere quello aziendale, che perciò gestisce l'intera fabbrica, perciò non isole separate di lavoro, ma l'intera fabbrica, in modo che in quel caso vengono presi in gestione dal software di gestione e messi a disposizione l'intera gestione della fabbrica.
Lavorare in remoto sicuramente è stato per tutti noi un anno, direi ormai un anno importante, difficile. Purtroppo questa pandemia ci ha portato a cambiare e a crescere velocemente. Anche noi al nostro interno ci siamo trovati di fronte a diverse difficoltà, soprattutto rivolti verso i cantieri esteri, e sicuramente siamo cresciuti in modo molto rapido. Abbiamo dovuto cambiare, migliorare il nostro modo di dialogare con il cliente. E ricordiamo sempre che purtroppo durante il periodo di lockdown siamo riusciti, grazie a questi tipi di strumenti, a supportare anche noi stessi, i nostri clienti, come faceva vedere prima il system, i nostri clienti intorno per il mondo, perciò avviando e dando a loro ovviamente formazione, supporto nella fase di installazione e supporto nel trasferimento del know-how di processo. Questo ci ha permesso sostanzialmente di annullare le distanze, perciò attraverso un semplice terminale eravamo a fianco del nostro cliente, ci ha permesso di qualificare e perciò di formare il personale a loro disposizione e di intervenire in qualsiasi momento e da qualsiasi sede, perciò con un sistema just in time. Questo è sempre rivolto a migliorare quello che è la nostra, un po' il nostro DNA storico. Credo che BMR viene riconosciuta nel mondo per quello che è la qualità di assistenza, per la, diciamo, in questi 50 anni della nostra storia. E questo sicuramente, anche grazie a questi strumenti, siamo riusciti a migliorare la nostra assistenza ed efficienza. Ecco, qui, come diceva, mi aiutava Paola a introdurre, abbiamo cercato anche noi stessi di vedere un punto di vista diverso anche qui del digitale. Se vediamo sul commercio tanti strumenti che aiutano a migliorare la fase di presentazione del prodotto, però con qualcosa che è già esistente all'interno della fabbrica, ci siamo posti anche noi stessi a livello commerciale se c'era qualcosa che si poteva migliorare. E abbiamo pensato di migliorarci nella fase di presentazione, perciò creare un software che aiutasse noi stessi nella presentazione della nostra offerta. Perciò non più dati soggettivi, perciò un'offerta commerciale basata a un layout in 2D o un'offerta tecnica, ma qualcosa che ci permettesse di costruire insieme con voi il nostro processo. Ecco, adesso nel video che mi affiancherà, vedremo quello che è ovviamente il passo a passo del processo. Bene, ecco, come abbiamo visto, il sistema ci aiuta a simulare quello che può essere ovviamente una situazione aziendale e mettere a confronto diversi metodi di lavoro. In questo caso, come vi dicevo, non esiste una soluzione unica. Sappiamo benissimo che ormai il modo di lavorare di ogni nostra azienda è diverso, sia per tanti fattori. In questo caso, come poi potete vedere, abbiamo messo a titolo esemplificativo una valutazione a confronto con dei KPI, perciò con delle Key Performance Indicator, delle variabili ovviamente che mettono a confronto un modo di lavorare con un'isola indipendente o un'isola integrata ovviamente in comunicazione con la scelta. Questo perché a fronte di diversi scenari produttivi a breve e a medio termine il cliente potrebbe sostanzialmente trovare dei vantaggi
in un modo o su un altro tipo di soluzione. Questo lo si fa in real time, non lo si vede successivamente, perciò questo strumento ci aiuta a guidare meglio, almeno in modo preventivo, un'eventuale soluzione a sfavore di un'altra soluzione. In questo caso entriamo anche in quello che è il mondo della finitura, perciò altra cosa che sulla quale noi stiamo lavorando sono anche dei sistemi a supporto del day by day, perciò della simulazione per quello che riguarda la fase di lavoro. Cosa molto interessante, una delle ultime novità del nostro ufficio tecnico, ci supporta in quello che riguarda il modo di lavorare del nostro cliente in oggi, cioè noi non abbandoniamo il nostro cliente, perciò il cliente che sposa un po' la nostra filosofia trova in BMR un ufficio tecnico, io dico delle volte un ufficio tecnico a supporto, cioè nella volontà di dire nel momento in cui tu sei partito, hai fatto un'esperienza, siamo a tua disposizione come dei consulenti esterni per analizzare quelli che sono i suoi attuali dati e prendiamo in esame, come in questo caso, le velocità di avanzamento del nastro, le velocità del brandeggio, con che tipo di granulometria di utenza si sta lavorando, con che pressioni ovviamente sta lavorando, e questo ci permette ovviamente di poter identificare e confrontare quale potrebbe essere la comparazione e quale l'eventuale ottimizzazione di processo. Ecco, come vedete in questo caso il simulatore ha analizzato il comportamento di lavoro del brandeggio di una singola testa e ne ha evidenziato una sua disomogeneità di lavorazione. Nella seconda immagine infatti il sistema ha corretto il suo brandeggio, come potete vedere in questa curva, cioè in questa immagine vedete in questo caso c'erano dei movimenti che il sistema evidenziava e ha ricorretto e delineato la fase di lavorazione per ottenere ovviamente un processo sempre più diciamo continuo e omogeneo nella fase poi finale di efficienza del sistema. Cosa molto interessante, poi il sistema ci permette di poter identificare quelle che sono le eventuali performance, perciò l'eventuale produttività, quello che può essere la fase di logistica, i tempi di consegna, quello che può essere l'efficienza proprio totale del sistema e le confronta sostanzialmente con quello che è l'attuale modo di lavorare, con quello che ovviamente potrebbe il sistema indicare al cliente come una strada da intraprendere come fase corretta. Nel video 3 invece, che utilizzerò diciamo per avviarmi alla mia conclusione, ti faremo un passo a passo un po' quello che è la nostra fase di costruzione del layout. Perciò attraverso questo video saremo in grado di poter vedere come costruiamo la nostra offerta. Ecco, come vedete perciò partiamo da un sistema 3D, perciò abbandoniamo in questa prima fase, la fase 2D, attraverso dei modelli inseriti all'interno, noi siamo in grado insieme con voi di costruire nel giro di pochi secondi la nostra linea, perciò inserendo quelli che sono i diversi accessori che devono comporre la nostra linea, il nostro trasporto, in questo caso il nostro modulo, dimensionare il modulo in base al tipo di formato, inserire il mio girello intermedio in base ovviamente al formato ricevuto, inserire il secondo modulo, il modulo e integrare ovviamente la mia linea con eventuali altre parti di automazione del processo. Composto e configurato la mia fase di lavoro, io sono in grado ovviamente di analizzare dopo successivamente i dati di produzione, perciò in questo momento posso simulare una comparazione, perciò posso simulare attraverso dei dati ricevuti da voi, perciò quello che è la domanda produttiva, quella che è la domanda del nostro mercato finale, il sistema prende in pancia all'interno del nostro database le produttività e inizia a simulare qual è la strada più corretta da intraprendere per poi ovviamente concentrarsi, come dicevamo prima, su una soluzione che potrebbe essere un sistema, un make to order, un make to stock, una isola integrata, un'isola separata. E come vedete mi permette poi anche in alcuni casi di comparare le diverse soluzioni, perciò individuare, come in questo caso, un'isola che lavora insieme tra taglia, squadratura e lappatura confrontata con un'isola indipendente e poterne verificare quelle che sono le sue efficienze e produttività. Capite che grandissimo vantaggio può offrire questo tipo di soluzione in una fase ovviamente commerciale. Può sicuramente aiutarci ad affrontare meglio il mercato di destinazione, ma soprattutto io credo, questo sia anche un concetto nuovo digitale, ci permette sicuramente di aiutare noi stessi di poter individuare la soluzione più adatta senza essere coinvolti in modo soggettivo ed emotivo. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a te Marco per la presentazione, davvero molto interessante. Grazie Paolo. Credo sia piaciuta anche al nostro pubblico che ci sta seguendo da casa.
Bene, il nostro viaggio all'interno delle fabbriche intelligenti prosegue ora in compagnia di Paola Gatti, che all'interno di SACMI è Product Manager proprio della divisione Smart Factory. Paola Gatti ci racconterà quello che per SACMI vuol dire trasformazione digitale delle aziende ceramiche, ripercorrendo un po' il percorso che parte dalla raccolta dei dati per arrivare a un controllo completo dell'impianto grazie a tecnologie assolutamente all'avanguardia, come può essere quella della soluzione della piattaforma software HERE. Paola Gatti non può essere con noi live oggi pomeriggio, ma ci ha già fornito il suo contributo che direi possiamo tranquillamente guardare insieme. Buongiorno a tutti, sono Paola Gatti e in SACMI mi occupo di prodotti per la Smart Factory in qualità di Product Manager. Oggi mi piacerebbe affrontare con voi quello che noi intendiamo come percorso di digitalizzazione dell'azienda. Prima di tutto chiediamoci perché intraprendere questo percorso. Secondo noi la trasformazione digitale dell'azienda non è una moda, significa ricercare un prezioso alleato nella gestione della fabbrica. Andare a costruire e a installare dei supporti digitali alla produzione significa andare a realizzare un anello di congiunzione che permette di interconnettere l'intera fabbrica dalle materie prime fino alla spedizione e tutti i sistemi informativi presenti in azienda che devono cooperare tra di loro. In questo modo si realizza una fabbrica sempre più interconnessa, più facile da gestire e da ottimizzare nel tempo e capace di affrontare le sfide dei moderni processi di produzione. Pensiamo alle lastre, alla decorazione digitale, ai lotti sempre più piccoli, alla produzione just in time. Tutte queste cose diventano più facili da gestire grazie ai supporti digitali. Perché SACMI? SACMI è conosciuta come leader nella produzione di impianti, di macchine per la ceramica, ma in realtà già da anni SACMI ha iniziato a investire in tecnologie software per il controllo dell'impianto, molto prima dell'onda del 4.0. Questo perché ha compreso che sistemi di questo tipo giocheranno un ruolo sempre più strategico già ora, ma soprattutto anche negli anni a venire. La soluzione ideale in termini di controllo di impianto, secondo noi, nasce proprio dalla coniugazione di competenze impiantistiche con competenze informatiche e di automazione. Come può aiutare una piattaforma come HERE, che è appunto la piattaforma di digital manufacturing progettata da SACMI? Prima di tutto, secondo noi, ogni percorso rivelerà lungo la via delle proprie esigenze specifiche e questo è uno dei principi ispiratori a cui abbiamo fatto affidamento nella progettazione di HERE. Quindi HERE di fatto è un'unica piattaforma, ma modulare, ha molti moduli che permettono a ciascun cliente di crescere un passo alla volta secondo le proprie necessità. È una piattaforma pronta all'uso, certo, ma è anche personalizzabile secondo le specifiche esigenze. Può essere applicato a impianti e macchinari esistenti e di ciascun produttore. Inoltre, SACMI, in quanto fornitore, affianca il cliente durante tutta la vita del progetto, dall'ideazione all'installazione, fino al mantenimento e anche all'evoluzione, sia del software che dell'impianto. Perché partire con un primo passo? Pensiamo a come erano gestiti questi progetti nel passato. Tipicamente c'era una lunga fase di analisi delle specifiche per definire i requisiti a un alto livello di dettaglio, seguiva una lunga fase di sviluppo e infine il software, il programma era pronto per essere installato e testato in impianto. Con questa modalità poteva passare molto tempo, talvolta anche più di un anno, da quando nasce un'esigenza specifica e la volontà di intraprendere questo percorso a quando effettivamente c'è qualcosa di pronto per essere testato in impianto. E talvolta, visto che parliamo di processi o di software, quindi cose squisitamente intangibili, era facile che ci potessero essere dei disallineamenti.
esiste in realtà, secondo noi, un approccio diverso che permette di iniziare il percorso con un primo passo agile, pronto all'uso, con cui da subito si possono iniziare ad acquisire i dati e eventualmente a installare sensori aggiuntivi che possono essere necessari. Ci sono dei contenuti pronti all'uso che possono essere configurati e personalizzati secondo le esigenze, ed è un buon modo, un ottimo modo per iniziare a divulgare una nuova cultura rivolta al digitale. Cosa si può fare da subito con questo primo passo che noi chiamiamo Here Step One? Principalmente si possono già monitorare tutti gli stati operativi delle linee di produzione per capire se stanno funzionando bene oppure no, e individuare in modo semplice e intuitivo le risorse produttive più critiche in termini di tempi di inattività. Si può conoscere quanti e quali articoli sono stati prodotti dalle diverse linee di produzione e si possono calcolare degli indicatori di performance e costruire delle dashboard visuali per avere da subito una visione d'insieme sulle performance dell'impianto. Si possono inoltre ricevere delle notifiche nel caso si verifichino specifici eventi e si possono creare dei fogli digitali per la raccolta e l'archiviazione di dati. Se entriamo più nel merito del software stesso, vediamo che è un'applicazione web e questo significa che può essere utilizzata con un qualsiasi browser tipo Chrome e può essere utilizzato anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Inoltre il numero di utenti è virtualmente illimitato, così che non c'è bisogno di acquistare un numero specifico di licenze per l'utilizzo dell'applicazione. Questi secondo noi sono due criteri di flessibilità molto importanti. Addentriamoci ancora di più nel software, vediamo che Kiara è in grado di rappresentare lo stato operativo delle macchine e può dare una visione in tempo reale di come sta funzionando l'impianto in un dato momento. Inoltre, rispetto al tempo, possiamo capire con uno sguardo quali sono state le risorse più critiche in termini di tempi di inattività. Ed è possibile informare il software su quale articolo è in produzione in ciascuna linea produttiva, così che poi Kier potrà calcolare le quantità prodotte per ciascun articolo. Qui vediamo qualche dashboard che in modo molto visuale può fornirci delle informazioni molto utili per capire l'andamento della produzione e prendere delle decisioni più informate. Teniamo conto che ognuno di questi grafici in realtà è adatto a mostrare dati differenti e può essere combinato in dashboard diverse a seconda delle esigenze specifiche. Qui vediamo un esempio delle linee di smalteria, ma lo stesso concetto può essere applicato per i consumi del forno e anche per la produttività delle presse, a seconda di quali sono le informazioni a cui ciascun cliente è più interessato in ogni momento. Bene, partendo da questo primo step, come si può procedere in questo cammino di digitalizzazione? Beh, si possono connettere più dispositivi, sempre più dispositivi, in modo da avere più dati su cui fare delle analisi. Si possono aggiungere delle funzionalità sia tra quelle standard già presenti tra i moduli di IAR, ma anche funzionalità personalizzate che coprono esigenze specifiche. Si possono andare ad automatizzare sempre di più dei flussi di lavoro e delle procedure. Bene, ma come si fa? Ah, secondo noi ci sono alcuni passi che devono essere intrapresi per arrivare a questo punto. Partiamo per esempio da un'esigenza tipica che è quella del tracciamento del lotto produttivo, quindi vuol dire seguire un lotto, per esempio, di piastrelle dalla pressa fino alle linee di scelta. Per arrivare a questo obiettivo, tipicamente è necessario eseguire insieme un'analisi dei flussi di materiali e di dati, così da definire i bisogni e i requisiti. Quindi vuol dire identificare
dove ci sono degli stoccaggi, dove ci sono degli interventi di carrelli elevatori, se ci sono dei rientri di materiale, dove il materiale si trasforma da semilavorato, prodotto finito. Sono tutte casistiche che vanno in qualche modo mappate e comprese così da poter procedere poi con la loro automazione. Una volta fatta questa analisi si possono quindi effettivamente reingegnerizzare i processi produttivi coinvolti e definire le nuove procedure, per esempio definendo come e quando il sistema HEAR in questo caso deve essere informato dell'inizio effettivo di un lotto di produzione e devono essere propriamente gestite tutte le eccezioni ed eventualmente gli input manuali che potrebbero essere necessari lungo la via per situazioni particolarmente specifiche e non altrimenti automatizzabili. Bisogna anche definire tutti i dispositivi coinvolti, quali dati scambiano e come. Una volta fatte questi primi passi, si va a costruire un sistema che poi deve essere simulato e testato per essere sicuri che una volta in produzione il tutto fili il più liscio possibile, e questo vuol dire andare a definire le interfacce di scambio dati tra tutti i sistemi coinvolti, le macchine, HEAR, l'ERP, quindi il SAP per esempio del cliente se presente, o anche sistemi di gestione della logistica. Fatti questi primi passi, a quel punto si è pronti per entrare in produzione e occorre formare tutti gli operatori coinvolti in modo che effettivamente si sia realizzato questo nuovo ecosistema in cui la tecnologia, i processi e le persone cooperano per avere questa nuova modalità di gestione della fabbrica. A questo punto spero di avervi trasmesso il messaggio che quando parliamo di digitalizzazione effettivamente parliamo di una trasformazione. È una trasformazione nel modo di gestire una fabbrica e di viverla giorno per giorno. Riguarda, come abbiamo detto, l'aspetto tecnologico, ma anche i processi e le persone, e la fabbrica stessa in qualche modo è trasformata, è capace di parlare un nuovo linguaggio, per esempio appunto tramite dei monitor, qualcosa che rende immediatamente visibile ed evidente a tutti in fabbrica come si sta gestendo la fabbrica e come sta performando. Si passa quindi a un effettivo controllo completo, aggiungendo, come detto, funzionalità sempre più evolute. Per esempio possiamo andare a coprire anche le esigenze di manutenzione. HEAR già dispone di un modulo completo per la gestione delle operation di manutenzione a 360 gradi e questo perché secondo noi la manutenzione è uno di quegli ambiti in cui ci possono recuperare dei margini nascosti se gestita propriamente in tutte le sue sfaccettature, quindi manutenzione preventiva, agguasto, ma anche predittiva e su condizione, si possono veramente recuperare dei margini. Secondo noi è molto importante anche fornire un supporto operativo alle persone che poi effettivamente devono svolgere questa attività. E questo tra l'altro è un modulo molto sinergico con altri servizi di manutenzione evoluta che possono essere erogati da SACMI. Sempre tra le funzionalità evolute troviamo anche la schedulazione operativa, che significa poter definire la migliore sequenza e la migliore assegnazione degli ordini di produzione sulle diverse linee produttive in modo da ottimizzare un certo obiettivo, che può essere il tempo di attraversamento, i livelli di stoccaggio, minimizzare i tempi di setup o una combinazione di questi. Ovviamente se già esiste un modulo di manutenzione operativo, in schedulazione si possono tenere presente anche le attività di manutenzione pianificate. Bene, abbiamo un sistema che raccoglie moltissimi dati, questo diventa un elemento abilitante per il machine learning. Questo secondo noi è uno degli scenari più promettenti che si sta aprendo negli anni più recenti
E come lo intendiamo? Sostanzialmente è un modo in cui i dati prodotti dall'impianto possono generare ottimizzazioni sulle macchine e sui processi in modo continuativo. È come dire che tutti i dati raccolti non li tengo in un conto corrente, ma li investo, e il loro ritorno è la capacità del processo di imparare sempre di più ad autocorreggersi e a predire il futuro. Abbiamo già diversi casi in studio, ma ovviamente la base imprescindibile di questo sono i dati raccolti dal sistema. Quindi per questo secondo noi è anche molto importante partire da subito, il prima possibile, con una raccolta dati. Questi dati sono abilitanti anche per altre funzionalità più evolute come il digital twin. In questo caso non intendiamo una rappresentazione dell'impianto esistente, o meglio non solo questo, intendiamo un modello dell'impianto capace di simulare diversi scenari in modo da prendere decisioni migliori. Questo per esempio può valere per modifiche impiantistiche, quindi l'aggiunta di una linea di produzione, la sostituzione di un macchinario, o anche per variazioni del mix produttivo. Quindi un modello capace di simulare in tempo accelerato, per esempio 6 mesi di produzione con diversi scenari. Ovviamente anche in questo caso la base dati raccolta da un sistema come IAR diventa un elemento chiave, perché permette di avere simulazioni sempre più precise e accurate. Abbiamo visto le potenzialità di una piattaforma digitale nella gestione della fabbrica stessa, ma in realtà un impianto sempre più interconnesso apre nuove possibilità e nuovi scenari anche al di fuori delle mura della fabbrica, perché è in grado di trasformare le relazioni tra gli attori della filiera e i servizi che possono essere erogati. Pensiamo per esempio alla diagnostica e all'assistenza da remoto, che può essere sempre più precisa ed accurata, agli aggiornamenti che possono essere gestiti in modo decisamente più agile e snello che in passato, fino a un insieme di servizi che possono essere sempre più misura sulle esigenze di ciascun cliente, proprio grazie anche ai dati raccolti dal sistema. Comunque questo tema sarà approfondito anche dalla presentazione della mia collega di domani. E con questo abbiamo concluso il percorso attraverso la trasformazione digitale, per come la intendiamo noi in SACMI. Offre grandi potenzialità, come abbiamo visto. Secondo noi è un passo importante per essere sempre più proiettati verso le sfide del presente e del futuro. Grazie a tutti per l'attenzione. Complimenti a Paola Gatti per la grande competenza e la chiarezza dell'esposizione, appunto, dell'esposizione di concetti anche complessi. Ringrazio Paola Gatti anche perché, a completamento del suo intervento, è riuscita a fornirci anche la testimonianza di 2 aziende ceramiche italiane che hanno già intrapreso con successo il percorso della digitalizzazione delle loro aziende. E parliamo di Ceramiche Sant'Agostino e di Novabel. Lancerei 2 contributi video di Filippo Manuzzi, brand manager di Ceramiche Sant'Agostino, e di Francesco Cuoghi, di general manager di Novabel, che ci raccontano i vantaggi reali che hanno ottenuto con l'implementazione del software IAR. Prego. Ceramica Sant'Agostino è un'azienda che nasce nel 1964, fondata da Aristide Manuzzi, che era mio nonno. Oggi seconda generazione e terza generazione lavorano insieme per portare avanti un progetto industriale e commerciale. È un'azienda di medie dimensioni che fa dell'innovazione, della ricerca sul design, sul prodotto, sulla presentazione, sullo stile, sul Made in Italy, il suo valore aggiunto. La cosa che è stata maggiormente apprezzata da parte di Ceramica Sant'Agostino di IAR è stata la concretezza del programma. Cioè, probabilmente esistono degli schedulatori con delle interfacce grafiche più interessanti, più affascinanti, più ammaglianti, magari anche un po' più user friendly.
però ci sembra che il sistema HEAR di SACMI abbia, faccia della concretezza il suo reale valore aggiunto. L'ottenimento dei big data è il primo punto. Più dati interfacciati tra le diverse macchine ci sta dando la possibilità di arrivare all'ottenimento di un costo industriale più preciso. Conoscere adeguatamente i costi di produzione di ogni singolo articolo, di ogni singolo lotto, di ogni singola partita, diventa fondamentale. Oggi il pricing si fa continuamente. Di conseguenza, i big data sono fondamentali. Molti software a supporto del 4.0 hanno comunque una derivazione non ceramica. Di conseguenza, conoscevano poco la realtà del nostro processo, del nostro mondo, delle nostre macchine, le complessità, le difficoltà. Per questo motivo SACMI ci è sembrato fin da subito il partner giusto per portare avanti questo tipo di processo. Novabel è un'azienda familiare attiva da più di 30 anni nella produzione di grass porcellanato per pavimenti e rivestimenti. Esporta in 90 paesi in 5 continenti. L'aumento della complessità produttiva e la necessità di avere un monitoraggio continuo delle linee produttive ci ha spinto nel 2017 a ricercare un sistema che ci permettesse di controllare tutta la produzione. La scelta è ricaduta su HEAR perché cercavamo un partner di software ma anche industriale che conoscesse l'impiantistica ceramica. Quello che ci dà HEAR è una visione d'insieme dell'impianto produttivo. Per implementare questa tipologia di soluzione, andando a impattare sul mondo produttivo, quindi tante persone che operano sulle linee, si è scelto di avanzare a step. È un fatto indiscutibile che l'approccio a step ci ha aiutato a implementare e a far e a coinvolgere, diciamo, tutti i tecnici che lavorano in azienda. La possibilità di avere una visione globale della fabbrica, dello stabilimento, dove uno può valutare tutte le efficienze delle singole macchine, ma anche del sito produttivo, è un punto fondamentale per il futuro dell'azienda. Bene, facciamo i complimenti anche a Ceramiche da Sant'Agostino e a Novabel per il lavoro che stanno svolgendo. Bene, come sappiamo, la digitalizzazione dei processi produttivi e lo sviluppo di tecnologie finalizzate a questo non è appannaggio solo delle aziende più grandi del settore delle macchine per ceramica e dell'impiantistica. Sappiamo bene che soprattutto nell'ultimo anno praticamente tutte le aziende costruttrici di macchine hanno implementato soluzioni di digitalizzazione dei loro prodotti e dei loro servizi, a prescindere dalle dimensioni aziendali. Un esempio tra questi è la E-Tech, da cui vedo collegata la Sales and Marketing Manager Giulia Zanni, che è la nostra prossima ospite. Giulia ci spiegherà, ci illustrerà in concreto l'esperienza dell'azienda che proprio negli ultimi mesi, grazie all'implementazione di servizi digitalizzati e digitalizzazione dei propri prodotti, è riuscita a fornire alla clientela in Italia e all'estero un servizio puntuale di assistenza, non solo in termini di manutenzione, ma anche di veri e propri collaudi a distanza, come ci racconterà la stessa Giulia. Buongiorno Giulia e benvenuta. Buongiorno, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ti lascio la parola. Grazie. Allora, vi condivido la presentazione. Allora, intanto mi presento, io sono Giulia Zanni, sono la responsabile marketing di Hi-Tech SRL. Per chi ancora non ci conoscesse, noi siamo un'azienda italiana con sede a Sassuolo, in provincia di Modena, che è presente nel settore ceramico ormai da oltre 20 anni. Di che cosa si occupa la nostra azienda? Hi-Tech si occupa di efficientamento produttivo e Hi-Tech progetta e realizza vere e proprie soluzioni e tecnologie personalizzate per garantire ai propri clienti di ottimizzare e sfruttare al massimo la propria produzione. Mi spiego meglio. Noi siamo specializzati nella produzione di interi e completi sistemi e software per la gestione di prodotti liquidi, in particolare come ad esempio inchiostri digitali per le linee di smalteria, piuttosto che smalti, gobbi ceramici, additivi e così via.
le applicazioni che vanno proprio dalla preparazione di tali prodotti piuttosto che al trasferimento, il dosaggio, la movimentazione, lo stoccaggio e tantissime altre, come poi potete vedere dall'immagine che vi ho inserito e vi mostro, che raffigura proprio i nostri principali macchinari inseriti in una linea di smalteria ceramica. Qual è il nostro obiettivo? Hightech da sempre si pone come obiettivo non semplicemente la realizzazione di macchinari o impianti, ma piuttosto studia, progetta e realizza vere e proprie soluzioni integrate, interconnesse e personalizzate per apportare un reale incremento di efficienza produttiva, di massimizzazione del rendimento produttivo dei nostri clienti attraverso una ottimizzazione delle procedure aziendali, delle operazioni, delle attività, un miglior sfruttamento delle operazioni dell'intera produzione. Come? I nostri esperti, andando poi a studiare ed analizzare caso per caso, offrono delle vere e proprie tecnologie, dei processi di industrializzazione, di interconnessione, automazione, automatizzazione e digitalizzazione. Che cosa significa digitalizzazione per Hightech? Digitalizzare significa appunto applicare diversi progressi tecnologici alla ricerca di un miglioramento dell'efficienza produttiva, trasformando le aziende poi in vere e proprie smart industry a tutti gli effetti. L'efficienza viene quindi poi ottenuta quando le aziende, il cliente realizza un sistema completo e automatizzato che riduce quindi al minimo la necessità di intervento umano e permette un interscambio di dati, di informazioni in ogni fase del processo. Innanzitutto ci tengo a fare una distinzione, cioè come vi ho raccontato, Hightech è da sempre precursore della digitalizzazione, possiamo dire, attraverso i suoi software e i suoi prodotti, al fine appunto di snellire i flussi di lavoro, automatizzare le attività, le procedure aziendali e portare benefici reali e tangibili, quali risparmi di tempo, risparmi di conseguenza economici, risparmi di materie prime derivanti appunto dall'eliminazione di sprechi e di scarti di prodotto e così via. Digitalizzare proprio per noi vuol dire semplificare, velocizzare e risparmiare. Questo è proprio l'obiettivo che Hightech si pone nel realizzare i propri prodotti, le proprie soluzioni. E come potete vedere, però, noi non parliamo solamente di digitalizzazione di prodotto, ma oggi parliamo anche di digitalizzazione dei servizi. Ed è quello su cui mi voglio concentrare oggi, cioè quello che vi voglio raccontare è come Hightech in questi ultimi mesi in particolare abbia poi voluto potenziare, incrementare tutti i servizi a disposizione del cliente per garantire la migliore customer experience e cercare comunque di mettersi a completa disposizione delle esigenze dei clienti, che da sempre, diciamo, è l'attività più importante, quella che più il pilastro su cui si fonda, diciamo, la nostra impresa. Anche qui, nel caso dei servizi, come vi ho raccontato dalla parte dei prodotti, la nostra azienda ha da sempre introdotto servizi digitali. Questo perché? La nostra azienda ha in media il 65-70% di clienti internazionali, stranieri. Siamo arrivati a toccare addirittura il 90% e dunque abbiamo clientela geograficamente distante, spesso oltre oceano. Abbiamo i nostri principali clienti sono negli Stati Uniti, in Messico, piuttosto che in India, Russia, sono veramente fisicamente dislocati in tutto il mondo da sempre, per cui è normale per un'azienda, in particolare una piccola media impresa, non essere fisicamente presente in così tante parti del mondo contemporaneamente, per cui motivo per cui Hightech da diversi anni si è trovata a dover affrontare questo problema, a dover gestire e coprire la sua presenza su lunghe distanze. Con l'emergenza Covid-19, come sappiamo bene, questo problema diventa una vera e propria necessità, non solamente per la clientela estera, ma anche e semplicemente più clientela più vicina, come ad esempio i nostri clienti europei, se non anche italiani, dunque più raggiungibili, ecco. La nostra azienda si è da subito attivata, è riuscita
ad adattarsi, diciamo, al contesto, ai cambiamenti che si stavano rendendo necessari, in primis andando a rafforzare e consolidare gli strumenti tradizionali, affiancandoli poi a tecnologie di ultima generazione, mettendole a completa disposizione dei propri clienti. Oggi vi racconto brevemente le principali attività che abbiamo messo in pratica. Anche qui vorrei fare una distinzione, nel senso che siamo andati ad agire in diverse fasi della customer experience, ovvero in diversi momenti di interazione tra il cliente e la nostra azienda, il cliente e Hitech. E nello specifico non parliamo infatti solamente della fase di installazione e avviamento, ma anche e soprattutto nella fase precedente e la fase successiva. Che cosa faceva Hitech prima? Sicuramente nella fase di prevendita si era soliti andare a visitare i clienti fisicamente, andando a proporre le soluzioni più adeguate alla loro situazione, alla loro organizzazione, o facendoli venire in visita presso il nostro stabilimento, stabilimenti dei nostri clienti, presentando appunto i nostri prodotti in funzione. Allo stesso modo, nelle altre due fasi, per effettuare un'installazione piuttosto che un'operazione di manutenzione, uno o più nostri tecnici erano soliti recarsi in loco per effettuare le operazioni necessarie con tutti i costi e le tempistiche che poi ne conseguivano. Siamo andati allora a modificare queste tre fasi, andiamo a vedere più nel dettaglio, partiamo appunto dalla prima fase di prevendita. In questo caso, come potete vedere, abbiamo agito su più fronti, nel senso che siamo partiti da un potenziamento del sito internet per poi passare all'introduzione di l'organizzazione di web meeting e le vetrine digitali. E dunque, vediamoli una alla volta. Abbiamo allora innanzitutto cercato di agevolare il cliente nella consultazione, nella fase di ricerca del prodotto il più possibile. Siamo partiti da un potenziamento del sito internet a livello tecnico, organico, grafico e comunicativo. Nel senso che, partendo dal fondo, a livello grafico e comunicativo intendo il fatto che siamo andati ad incrementare le informazioni a disposizione del cliente nelle pagine prodotto, in particolare aggiungendo immagini, descrizioni, casi di studio, schede tecniche, andando addirittura a inserire i nostri rendering 3D dei nostri impianti, in modo che sia più facile anche semplicemente l'immaginazione dell'intero stabilimento. E per potenziamento tecnico organico intendo invece un miglioramento del posizionamento nei motori di ricerca, per rendere appunto più chiaro, più immediato per il cliente che cosa Hitech offre, che cosa può fare per lui in maniera anche autonoma e indipendente per il cliente. Sempre sul sito internet abbiamo attivato la possibilità di organizzare e pianificare questi web meeting. Basta infatti solamente la connessione alla linea internet per poter comunicare con qualsiasi nostro responsabile, a partire dai nostri tecnici, i nostri esperti, i nostri manager, per avere una consulenza magari anche più tecnica, più specifica. Come ho detto, noi ci occupiamo di realizzare impianti su misura per il cliente, quindi comunque la video call, la possibilità di vedere la realtà del cliente, agevola da subito, anche dal primo contatto, una prima analisi, un primo esame e valutazione delle possibilità. Stessa cosa dal punto di vista del cliente, che ha modo di vedere in prima persona i nostri macchinari, come vengono realizzati, come si compongono e quali materiali possono essere utilizzati in base alle sue esigenze, anche da remoto. Addirittura è anche possibile vederli in funzione all'interno di uno stabilimento, se appositamente poi pianificato. Con lo stesso principio siamo andati ad attivare diverse vetrine digitali, ovvero vere e proprie piattaforme di settore, come ad esempio in primis TechnoNext, in modo da raccontare le ultime novità, i lanci di prodotti, tenere conferenze, discussioni tecniche e specifiche in base poi anche alle interazioni con il cliente dall'altra parte, quello che richiede, grazie appunto a questa linea diretta di comunicazione, a questo ponte di comunicazione con gli interlocutori. Passiamo ora alla fase successiva, la fase centrale, quella operativa vera e propria, cioè la fase di installazione e avviamento degli impianti. Questa sicuramente è la fase più delicata, più difficile da attuare, ma è anche l'aspetto più innovativo e rivoluzionario che Hitech ha messo in pratica. La nostra applicazione è in realtà aumentata, i nostri video tutorial. Allora, in questo caso
Hightech ha messo a disposizione dei propri clienti questa nuova applicazione dotata di diverse funzionalità in realtà aumentata in modo da poter comunicare ed essere poi assistiti e supportati al meglio durante qualsiasi operazione di installazione e startup da remoto. Io voglio sottolineare tre aspetti in particolare che sono secondo me i più rilevanti di questa diciamo, novità. E allora, in primis, vabbè, una chat diretta, nel senso che è possibile contattare i nostri tecnici in qualsiasi momento, e l'operatore può mandare e ricevere qualsiasi tipo di messaggio, documento, media di ogni tipo. È possibile attivare delle chat di gruppo, sia pubbliche che private, nel senso che è possibile poi anche andare a connettere diversi operatori situati in differenti località o in differenti stabilimenti, sincronizzandosi possono partecipare in gruppo all'assistenza. L'aspetto più innovativo è sicuramente la realtà aumentata, nel senso che il cliente può videochiamare l'azienda tramite questa innovativa applicazione. Grazie al sistema di visione artificiale sarà possibile poi andare a scrivere, disegnare, inserire elementi, utilizzare puntatori digitali, tutto in realtà aumentata, cioè che l'altro utente poi dall'altra parte, inquadrando l'area di lavoro, vedrà apparire. Addirittura utilizzando, qualora il cliente lo richiedesse, è possibile utilizzare questi smart glasses o visori in modo da poi andare ad operare con elevatissima precisione, soprattutto a mani libere. Ultimo aspetto che sottolineo è il fatto della traduzione simultanea, nel senso che l'applicazione è in grado di tradurre in oltre 60 lingue, per cui in maniera simultanea, per cui l'operatore dall'altra parte riceverà i messaggi sia scritti sia vocali in diretta, cioè in real time, direttamente nella propria lingua, a prescindere da quella del nostro tecnico. Altra opportunità che Hightech mette a disposizione dei propri clienti sono stati realizzati negli ultimi mesi in particolare, noi li chiamiamo video tutorial, cioè sono dei veri e propri video di formazione che sono messi a disposizione del cliente dove il nostro operatore spiega passo dopo passo tutti i procedimenti e le fasi dell'installazione e della messa in marcia dei nostri sistemi, sottolineando appunto quali attrezzature andare ad utilizzare, gli errori da evitare e tutte le operazioni in generale. Vediamo l'ultima fase, la fase di post vendita. Anche qui, quando parliamo di post vendita, intanto possiamo intendere diverse attività, a partire dai servizi di manutenzione ordinaria, manutenzione correttiva, assistenza, sostituzione di parti di ricambio e così via. Che cosa ha fatto Hightech in questo caso? Allora, siamo partiti anche qui dall'applicazione che, come abbiamo visto prima relativamente all'installazione del remoto, può allo stesso modo essere utilizzata per chiedere un'assistenza a distanza. Questo perché? Cioè, dov'è la novità? L'obiettivo che Hightech si pone in questo caso è proprio quello di andare ad accorciare al massimo le distanze tra Hightech e il cliente, in quanto sarà poi possibile disporre di assistenza e supporto in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, diminuendo drasticamente i tempi di intervento e i costi delle trasferte che altrimenti sarebbero inevitabili. Anche qui voglio sottolineare tre aspetti in particolare, in primis le schede assistenza, nel senso che dopo ogni assistenza vengono registrati in una scheda l'identità dei soggetti coinvolti, l'entità dell'attività svolta, i media che vengono scambiati, creati per il supporto, eccetera, che poi andranno a creare una sorta di archivio di storico che rimarrà a disposizione del cliente 24 ore su 24, per cui qualora lui necessitasse in un secondo momento o avesse un dubbio, potrebbe andare a riconsultarlo in qualsiasi momento. Geolocalizzazione è un altro servizio che possiamo attivare su richiesta del cliente. È possibile rilevare l'esatta posizione GPS nel quale è necessaria l'assistenza, l'assistenza tecnica, in modo da riuscire ad accedere in maniera automatica e velocissima a tutte le informazioni relative a quello stabilimento, a quel macchinario, le schede di sicurezza e interventi precedenti molto più velocemente. Allo stesso modo, codice di matricola, abbiamo la possibilità di andare ad identificare i macchinari e i loro componenti utilizzando appunto questo lettore di barcode, lettore di codice di matricola o QR code che appunto ci permette di andare ad identificare in maniera automatica il macchinario e tutta la sua componentistica e tutti i suoi manuali di sicurezza.
Di nuovo anche in questo caso abbiamo i video tutorial che vengono messi a disposizione dei clienti attraverso la nostra ITIC Academy, la nostra Training Academy, per effettuare attività standard di manutenzione, dove vi spieghiamo e vi mostriamo direttamente sul macchinario come procedere e quando procedere. Infine voglio ricordare anche uno degli ultimi servizi che sono stati sviluppati per agevolare in questo caso la richiesta di assistenza. È stato poi recentemente lanciato il nuovo servizio di prenotazione di assistenza digitale, con cui il cliente può prenotare direttamente dal nostro sito internet la sua assistenza sia in loco sia da remoto, verificando poi in tempo reale le disponibilità dei nostri tecnici e fornendoci anche le informazioni di base relativamente al problema, in modo da velocizzare le operazioni di organizzazione sia da parte nostra che da parte loro. Come ultima informazione vi voglio far vedere un esempio concreto di installazione da remoto, e in questo caso io ho riassunto qualche fotografia che mostra l'evoluzione e l'avanzamento delle operazioni che riguardano l'installazione nel nostro impianto e in uno stabilimento situato in Messico. Stiamo parlando nello specifico del nostro sistema di dosaggio automatico Suprema, che io ritengo essere comunque una delle case story esemplari, diciamo una testimonianza del superamento appunto di queste barriere fisiche e tecnologiche durante l'installazione e l'avvio di un intero impianto di quasi 50 metri quadrati in Messico. Io vi ho inserito qua tutti i passaggi effettuati giorno per giorno direttamente dagli operatori, i nostri clienti in Messico, in collegamento diretto con il nostro team tramite appunto la nostra assistenza in realtà aumentata. In brevissimo tempo è stato infatti poi possibile terminare le attività. Come potete vedere, poi questo è il risultato finale. E sul nostro sito, sui nostri canali social, c'è poi inserito il video completo. Se qualcuno ha interesse può andare a vederlo, in modo da avere tutte le informazioni a disposizione. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio i nostri riferimenti qualora aveste curiosità o domande sull'argomento. Grazie mille Giulia e complimenti per l'esposizione, ma anche per il lavoro che in ITEC siete riusciti a fare negli ultimi mesi. È impressionante la mole di servizi che avete implementato a supporto della vostra clientela, che immagino abbia apprezzato abbondantemente. Complimenti anche a Bruno Bettelli, anima vulcanica dell'azienda, che credo abbia messo tanto di suo in questo lavoro incredibile che avete portato avanti. Bene, grazie ancora. Bene, siamo giunti al nostro ultimo intervento per questo pomeriggio, sempre dedicato ai servizi di remote assistance. Vedo già collegati con noi i due prossimi ospiti, quindi Federico Milan e Eddie Zordan, After Sales Resource Manager di Breton, e Federico Milan, Intelligence Manager di Breton. Breton, che ha sviluppato ormai, portato avanti ormai da oltre 10 anni i servizi di assistenza a distanza per la propria clientela internazionale, ed è quello di cui ci parleranno i nostri ospiti ora. Quindi do il benvenuto, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Io ora mi allontano momentaneamente per lasciare la parola a Federico, che così si potrà togliere la mascherina, e ci vediamo più tardi. Grazie Eddie. Avendo visto anche gli altri relatori aver parlato a 360 gradi di innovazione, noi ci focalizziamo invece sull'assistenza da remoto, lasciando altri webinar o altri eventi l'approfondimento delle tecnologie di Breton relativamente all'innovazione digitale. Due parole su Breton. Breton dal 1963 è un'azienda leader nella produzione di macchine e utensili, di tecnologie e di soluzioni avanzate per la lavorazione della pietra naturale, della ceramica e della pietra composita. La nostra sede principale è a Castello di Godego, in Veneto. Siamo attivi in tutto il mondo, con più di 900 dipendenti e 6 filiali estere. In questo periodo l'arrivo della pandemia ha costretto le aziende ad accelerare molto la digitalizzazione di tutti i processi produttivi. Noi come Breton, però,
abbiamo sempre posto particolare attenzione a fornire un servizio di assistenza da remota ai nostri clienti, trovandoci quindi già pronti a fronteggiare questa emergenza. Già tra il 2002-2003 iniziavamo ad utilizzare strumenti come il WebMC per condividere lo schermo dell'HMI, le Human Machine Interface, l'interfaccia uomo-macchina, che sviluppavamo nei nostri PC a bordo macchina, e delle VPN e tecnologie IT che ci consentivano di raggiungere i controllori connessi in Ethernet, come possono essere i PLC o i SOC PLC o addirittura i stessi PC di controllo macchina. Per fare un esempio concreto, nel 2003, lato software, abbiamo avuto la prima esperienza di messa in servizio da remoto di un impianto Breton agglomerato blocchi, situato in Russia, con qualche difficoltà. La zona erano gli Urali, una zona quindi isolata. Era una città strategica dove l'accesso era consentito solo a persone locali, a personale locale della zona. C'è da considerare anche la barriera linguistica e il fatto che l'assistenza riguardava un impianto complesso e non una singola macchina. Nonostante alcuni impedimenti, riuscimmo a portare a termine l'intervento. Proseguendo con la storia, tra il 2008 e il 2010 si assisteva a un proliferare di tools per l'assistenza remota. Noi come ufficio tecnico abbiamo sperimentato diversi prodotti, potendo così confrontare pro e contro tra le diverse soluzioni. In realtà nessuna soluzione out of the box era in grado di soddisfare appieno le nostre necessità. Inizialmente avevamo preso in considerazione di creare il nostro ecosistema sfruttando l'esperienza acquisita e selezionando prodotti a scaffale per costruire una soluzione sartoriale su Breton. Questa scelta ben presto l'abbiamo scartata grazie a un rapporto di stima e di fiducia in un concetto che chiamiamo win-win, che noi come Breton abbiamo sempre mantenuto con ASEM. Abbiamo deciso così di scommettere sulla tecnologia Ubiquiti di ASEM, soluzione che inizialmente era grezza, ma con grandi potenzialità. Grazie al rapporto di partnership che Breton e ASEM hanno sempre avuto, abbiamo potuto contribuire allo sviluppo del tools per il remote commissioning. Siamo stati inizialmente alfa, poi beta tester del prodotto Ubiquiti. Abbiamo così potuto costruire una soluzione tailor-made per Breton. La tecnologia di ASEM è in continuo sviluppo e continuiamo a progredire passo dopo passo, fornendo il giusto compromesso tecnologico e di usabilità. Nella slide che possiamo vedere c'è un concetto pratico della tecnologia adottata con diversi scenari. Abbiamo la connessione al computer di bordo macchina, abbiamo l'accesso allo schermo di bordo macchina, la realtà aumentata, dove si può vedere che il cliente, il suo impianto e i suoi dati sono protetti e mantenuti confidenziali. Con questa tecnologia il tecnico Breton in ufficio, in working, in smart working, può in ogni momento assistere e dare un contributo a una messa in servizio, raggiungendo sia i controllori, i PLC, sia l'interfaccia della macchina, oltre che interagire con il personale locale, in loco, direttamente con la persona che si trova nel cantiere, per esempio. La tecnologia di messa in servizio e di assistenza da remoto di Breton permette al tecnico di rimanere in contatto costante con l'operatore macchina e, al tempo stesso, tenere monitorato il processo produttivo. Questi elementi è il vero vantaggio per il cliente. Il tecnico Breton ha a disposizione tutti gli elementi per realizzare un'analisi a 360 gradi e a fornire risposte in modo rapido. Breton ha continuato a progredire i servizi di assistenza messi in servizio da remoto, aggiungendo le capacità di realtà aumentata. Oggi, per esempio, siamo in grado di fornire l'esperienza d'uso della nostra tecnologia di servizi remoti a tutti i nostri clienti, senza ulteriori costi per l'acquisto di un hardware aggiuntivo, in quanto possono usare i loro stessi telefonini, tablet o smartphone in tecnologia iOS o Android. La nostra prossima sfida
è quella di dare la possibilità ai clienti di avere degli strumenti hands-free per interagire tramite realtà aumentata con il service. Grazie, lascio la parola a Eddy. Grazie Federico. Eccoci. Allora, prima di mostrarvi come opera il nostro service, vediamo assieme qualche numero riguardante il nostro servizio. In azienda, il gruppo Breton conta più di 250 tecnici impiegabili per installazioni e assistenze presso i nostri clienti. In Breton Italia abbiamo 110 tecnici puramente trasferitisti, più i tecnici interni che normalmente fanno montaggi, che alternano il lavoro interno a quello esterno. Abbiamo poi 6 consociate all'estero, negli Stati Uniti, in Brasile, in Inghilterra, in Cina, in India e in Australia, in cui sono disponibili circa 30 tecnici che fanno principalmente assistenza, sia presso il cliente che da remoto. E questo ci permette di fornire un servizio di hotline quasi costantemente durante tutto l'arco della giornata. A questi 30 tecnici delle nostre consociate si aggiungono poi 80 tecnici dei nostri service provider, che sono sparsi in tutto il mondo. Questo ci permette di essere molto reattivi ed efficaci nei nostri interventi di service, riuscendo in molti casi ad avere un tecnico disponibile a brevissima distanza dai nostri clienti. Nella sola Breton Italia il servizio di hotline conta 13 postazioni con tecnici pronti a gestire le richieste dei nostri clienti. Alcuni tecnici sono a rotazione, mentre altri sono fissi in modo da dare una continuità al nostro servizio. Nel solo 2020, il solo service di Breton Italia ha gestito circa 6.400 ticket di assistenza da remoto e il tempo di reazione è quasi immediato. Il nostro service in Breton viene gestito come il pronto soccorso di un ospedale, quindi a seguito della richiesta del cliente che può avvenire tramite telefono o email, il nostro tecnico classifica la chiamata tramite il triage rosso-giallo-bianco in modo da dare priorità ai casi di fermo macchina. Tenete conto poi che il software di gestione ticket che utilizziamo in Breton Italia è lo stesso che condividiamo anche con le nostre consociate e con i nostri service provider all'estero e quindi riusciamo a tenere sotto controllo la situazione delle macchine Breton in tutto il mondo. La situazione attuale poi con la pandemia Covid ha dato ancora più valore al nostro servizio da remoto. Date le restrizioni e il conseguente rallentamento dell'attività che c'è stato e la difficoltà dei viaggi, molti clienti hanno richiesto più interventi di assistenza da remoto. In alcuni casi abbiamo anche portato a termine delle installazioni che erano state interrotte precedentemente, guidando l'avviamento della macchina da remoto. In questo momento, per esempio, stiamo avviando da remoto dei macchinari negli Stati Uniti e nel 2020 comunque abbiamo gestito installazioni anche in altri paesi come India e Russia. Come già detto prima, ora tutte le macchine Breton hanno la possibilità di essere connesse ad internet per il service da remoto. La condizione ottimale sarebbe quella di avere una rete cablata, però gestiamo anche diversi casi in cui si opta per connessioni tramite telefono in hotspot, quando manca la rete cablata ovviamente. Quindi durante l'avviamento o anche successivamente le macchine vengono connesse alla rete e quindi registrate nel nostro sistema e quindi al cliente basterà dire al tecnico di che macchina si tratta per ottenere assistenza. Il nostro tecnico in hotline può fare assistenza da remoto in 3 fasi principali. In una prima fase il tecnico si può collegare al PC della macchina per vedere in diretta cosa sta succedendo, controllare o aggiustare dei dati macchina, controllare i log ed effettuare eventualmente anche qualche update. In una seconda fase, se necessario, il tecnico può connettersi al PLC, agli azionamenti e a tutti gli altri componenti in rete a seconda della configurazione della macchina tramite gli appositi ambienti di sviluppo in VPN, ad esempio per connettersi ai controllori PLC Siemens tramite TIA Portal. Una terza fase o una terza modalità con la quale il nostro tecnico può dare supporto, dare service al cliente è quello di utilizzare l'applicazione di realtà aumentata. In questo modo può accedere allo smartphone o al tablet
dell'operatore, del cliente, e interagire direttamente con l'operatore per la risoluzione del problema. La connessione da remoto è comunque importante anche nel caso in cui sia richiesto l'intervento in loco di un nostro tecnico, in modo da poter diagnosticare nel modo più preciso possibile il problema. Questo ci permette di poter schedulare il nostro tecnico con le competenze migliori per l'intervento e anche di definire con il minimo margine di errore gli eventuali ricambi che dovranno essere forniti. In passato, se pensiamo a come veniva fatto il service qualche anno fa, l'unico modo di dare supporto al cliente era tramite telefono o fax, cercando di interpretare le informazioni, spesso non tecniche, che erano fornite dagli operatori del cliente. I tempi di risoluzione in questi modi, in queste modalità, erano inevitabilmente troppo lunghi. Ora invece riusciamo ad essere molto più efficaci, riuscendo ad accedere a informazioni molto più precise e in tempo reale. In futuro invece il service sarà ovviamente sempre più connesso. L'obiettivo è quello di portare mani, occhi, orecchie dei nostri tecnici dai nostri clienti, e per questo cerchiamo di avvalerci sempre delle ultime tecnologie disponibili sul mercato per fornire il nostro miglior servizio. Infine, abbiamo poi in fase di sviluppo anche un portale web, grazie al quale il nostro cliente potrà creare ticket, monitorare lo stato delle proprie richieste di assistenza e visualizzare altri dati e documenti relativi alle proprie macchine. Vi ringrazio per averci ascoltati, questo è tutto, ripasso la linea a Paola. So se Federico ti vuole raggiungere. Grazie mille a entrambi, grazie mille Eddie e Federico anche per il vostro intervento. Vedo la slide per richiedere informazioni, vi possono contattare i nostri partecipanti da casa facilmente. Bene, io direi che con questo ultimo intervento siamo giunti un po' alla conclusione di queste 2 ore passate insieme. Abbiamo avuto una miriade di informazioni tutte interessanti. Quello che a me colpisce sempre quando ascolto attentamente i costruttori, le aziende costruttrici di macchine per ceramica, le aziende di questo settore con cui lavoro ormai da 25 anni, è rendermi conto dello straordinario sforzo che queste aziende fanno non solo per fornire all'industria ceramica mondiale le migliori macchine disponibili oggi con contenuti tecnologici decisamente all'avanguardia, ma credo che quello che è emerso oggi sia anche lo straordinario sforzo nello sviluppo di tutto quello che è il customer service, quindi tutta un infinito range di servizi a supporto del cliente, non del prodotto, quindi a supporto del cliente, servizi che spesso anticipano persino le esigenze e con una serie di vantaggi che non sono stati percepiti in questi ultimi mesi solo all'estero, ma mi dicono tutti essere stati ampiamente apprezzati anche in Italia, nonostante i problemi magari delle distanze fossero un po' meno sentiti. Bene, prima di salutarci, io ringrazio nuovamente tutti i nostri ospiti che hanno arricchito queste 2 ore di chiacchierata e ringrazio anche i partecipanti, gli ospiti connessi con noi da uffici e case che ormai sono abbastanza un pubblico fedele dei nostri webinar. Quindi rinnovo l'invito per il prossimo webinar che si svolgerà il 17 marzo in italiano, sempre al pomeriggio, quindi con questo stesso orario, e il giorno dopo, il giovedì 18 alla mattina, parleremo di superfici 100% digitali, quindi stiamo nel tema della Digital Factory. Saremo in compagnia di 3 importanti colorifici come Colorobbia, Smileglass e Metco e 4 costruttori di impianti, di stampanti digitali. Torneranno con noi gli amici di SACMI, di System Ceramics, saranno con noi i relatori di EFI Creta Print e di Cefla Finishing, quindi un altro appuntamento che si preannuncia particolarmente caldo. Io ricordo a chi ci ascolta da casa che da domani su ceramicworldweb.it, quindi il nostro e-magazine, il nostro portale, la registrazione di questo webinar in italiano sarà già disponibile nella sezione video, comprese le relazioni che avete visto scaricabili.
Domani mattina alle 10 si svolgerà lo stesso webinar in lingua inglese per il nostro pubblico internazionale. Abbiamo già diversi centinaia di iscritti, quindi ne siamo particolarmente contenti. Iscritti che potranno collegarsi anche nella replica del pomeriggio a partire dalle 4, qualora si risiedano dall'altra parte dell'oceano, quindi continente americano. E anche la registrazione dei webinar in inglese sarà disponibile sempre su Ceramic World Web. Chi non lo avesse ancora fatto, invito a registrarsi sul portale, sul social network TecnaNext, che davvero vi tiene in contatto con i migliori fornitori di tecnologie e materiali. E a me non resta che darvi appuntamento a domani mattina per chi ci sarà per la sessione in inglese e altrimenti al 17 di marzo per il prossimo webinar sulla decorazione digitale. Arrivederci a tutti e buona serata.